Nel nome del Padre, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Questo pomeriggio volevo fare un live streaming con il mio cellulare a bassissima risoluzione, ma il diavolo ci ha voluto mettere lo zampino e mi sono venuti a chiamare dalla diocesi. Il vostro reverendo Sant'Enchan è stato chiamato dalla diocesi ed è dovuto accorrere per un grave caso. Un'anima persa ha voluto confessare i suoi peccati, un reo. E allora mi è venuto in mente di continuare la live più tardi. Si trattava di un altro porporato, di un alto prelato, ma la live di oggi verteva, che poi è durata 2 minuti di preparazione, sul seguente argomento: i peccati o crimini, fate un po' voi, della Santa Madre Chiesa Cattolica. Perché sempre i papi sottolineano i peccati della Chiesa, i peccati dei sacerdoti, e non i crimini, i gravi crimini? Sto rileggendo questo libro, Il Diavolo. L'ha scritto Di Nola, Alfonso M. Di Nola, che insegna storia delle religioni. Allora, i peccati sono delle mancanze etiche e morali. Invece, i crimini sono dei delitti. Li vogliamo dire questi peccati, come ha detto Papa Francesco, della Chiesa Cattolica? Che i nemici della Chiesa utilizzerebbero contro la stessa con infamia? Beh, innanzitutto dal Concilio di Costantino in poi ci sono stati molti scismi e si sono perseguitati e uccisi gli eretici, i schismatici, quelli che leggevano i testi apocrifi, gli gnostici, un bel po' di gente. Poi c'è stata la caccia alle streghe nel Medioevo, agli stregoni, agli eretici, ai scismatici, agli gnostici, ai catari. Poi c'è stata la persecuzione del Rinascimento, di quanti andavano dicendo che la terra era rotonda e volevano cambiare i paradigmi delle scienze. Ultimamente i delitti, perdono, i peccati della Chiesa, di cui i suoi rappresentanti si macchiano, non hanno più nulla a che fare con la politica, con le scienze, con l'economia o addirittura con la religione, ma hanno a che fare questi peccati con le depravazioni sessuali, soprattutto ai danni di minorenni. Ecco, vorrei sapere voi cosa ne pensate e soprattutto condividete questo video affinché anche altri possano esprimere il loro pensiero al riguardo. Ma si può mai considerare una mancanza, un peccato, un crimine contro un bambino? Un qualche cosa che si possa assolvere con una preghiera? Ecco,
casi di abusi accertati negli ultimi 100 anni negli Stati Uniti, molti dei quali caduti in prescrizione, capito? Proscritti. Solo negli ultimi 100 anni, quelli accertati. E poi in Irlanda, in Germania, in Austria, in Italia, i casi accertati sono sempre migliaia negli ultimi 100 anni. E allora che dire? Si tratta di peccati o si tratta di delitti, di crimini, per i quali non ci si deve attendere la giustizia divina, ma ci si deve attenere a quella umana? Come mai si parla molto, soprattutto dal Vaticano, si razzola bene e poi ci si comporta male e nessuno va in galera? Io lo chiederei a Don Francisco, se avesse tempo di rispondere, perché si sono formate molte organizzazioni, molti enti di investigazione e poi si sono sciolti perché non sono arrivati praticamente a nulla, anzi sono arrivati a nulla. E questo è ciò che volevo condividere con tutte e tutti voi oggi. E purtroppo il diavolo ci ha messo lo zampino e io non ho potuto concludere la diretta. Ma mi raccomando, fatemi sapere quello che ne pensate. Sono davvero semplicemente dei peccati oppure sono dei delitti, dei crimini, perché in quanto tali debbono essere castigati, repressi, puniti in tribunali, soprattutto non nel Tribunale Vaticano, ma nel Tribunale del Paese dove sono stati compiuti quei crimini, come succede puntualmente negli Stati Uniti, perché loro sanno, negli Stati Uniti, i giudici, che se il prelato ritorna nello stato pontificio, di lì non esce più. Magari lo chiudono in penitenza e lui sta in un lussuoso appartamento a digiunare e a pregare, come è già successo in altri casi. Infatti, i più maliziosi dicono che Papa Ratzinger, cioè Benedetto XVI, abbia abdicato e sia volato in elicottero a Castel Gandolfo o Porziano proprio per non pestare il suolo italiano, perché non è voluto andare a dichiarare in un tribunale negli Stati Uniti prima di essere Papa o anche da Papa. Perché loro guardano in faccia a nessuno. Il Papa è un capo di Stato, è un principe. Lo sapevate voi, il Papa è un principe. Ma se non dichiarava nel tribunale per i casi di pederastia e pedopornografia, lo avrebbero potuto considerare come un qualcuno che occulta prove e quindi arrestarlo. Allora ci sarebbe stato un mandato di arresto internazionale contro Papa Benedetto XVI, e lui per quello che si è spostato in elicottero fuori dal Vaticano per non pestare il suolo italiano. Dicono, infatti non è più uscito in automobile e non è andato da nessun'altra parte del mondo, si è chiuso in reclusione e ogni volta che si sposta in elicottero si sposta sempre nei luoghi che appartengono al Vaticano, guarda caso, tenute, mansioni, diocesi, monasteri, conventi. Non esce fuori dal seminario, non esce fuori dal suolo Vaticano. Allora, voi che mi potete dire, che ne pensate di questi crimini, di questi delitti compiuti dai rappresentanti del Vaticano e forse di Dio nella terra? Voi che opinione ne avete? Comunicatemela, commentate sotto questo video e soprattutto fate sì che anche i vostri amici, parenti, familiari commentino questo video. Poi una cosa che mi sembra strano è che dicano
che se si vuole essere tradizionalisti, magari di destra, bisogna essere cattolici e cristiani e anche credenti, mentre invece non è così. Io conosco molte persone di destra e anche molti conservatori, culturalmente parlando, che sono perfettamente atei oppure di un'altra religione. E invece tanto si ribadisce questo delle radici cristiane, perché quelli di destra e quelli di mentalità conservatrice dovrebbero essere cattolici e avere come referente le radici cristiane. Ma quali radici cristiane? Che i cristiani si hanno iniziato ad ammazzare da subito, dall'editto di Costantino in poi. Hanno iniziato ad ammazzare pagani, ad ammazzare altri cristiani, ad ammazzare gli eretici, ad ammazzare quelli che non la pensavano come loro, ad ammazzare gli gnostici, quelli che avevano dottrine apocrife, che consideravano loro apocrife. Nel Medioevo, nel Rinascimento, le sacre inquisizioni, ma voglio dire, torture a morte, brutali. Perché la Chiesa non poteva uccidere, se non violava il comandamento, non devi uccidere, ma torturava a morte. Allora erano sentenze a morte. Tanto poi il condannato lo dovevano uccidere, torturandolo, perché altrimenti lui denunciava l'inquisitore. Quindi non lo potevano trovare innocente a uno. Con la tortura lo facevano confessare. E di qualcosa dovevano condannarlo, perché altrimenti, se risultava innocente, dovevano torturare all'inquisitore. Quindi, alla fine, una volta che gli inquisitori della Chiesa ti catturavano, Ignazio di Loyola e Torquemada, torre bruciata, guarda caso, poi era uno dei sistemi di tortura di Torquemada. Mettevano una graticola in una torre, ci appicciavano fuoco sotto e tu ti grigliavi lentamente. Se risultavi innocente, dovevano uccidere gli inquisitori che ti avevano torturato. Allora, gli inquisitori, per proteggersi, ti torturavano, ti facevano confessare qualsiasi cosa e quindi comunque eri colpevole. Prima, cioè, ti facevano confessare una colpa. Non è che loro ci avevano un delitto da provare se eri colpevole o innocente, no? Prima dicevano: tu hai fatto qualcosa, confessa. Tu confessavi qualsiasi cosa, eri colpevole e ti torturavano a morte o ti bruciavano vivo. Allora era il potere laico che condannava i processati, gli inquisiti. Ma l'inquisizione era quello: ti acchiappavano e dovevi dire che delitto avevi fatto. Qualunque cosa avessi fatto nella tua vita, magari era ispirata dal diavolo, anche aver rubato della marmellata. Quindi non è che si partiva da un presunto delitto e bisognava vedere se eri innocente o colpevole. No, ti acchiappavano e dovevi confessare il delitto. Perché poi era una cosa religiosa. Il peccato si confondeva con la colpa. La dichiarazione di colpevolezza si confondeva con la confessione religiosa. L'inquisitore con il magistrato, con il pubblico magistrato. È un qualche cosa che oggi noi non vorremmo affatto. E quindi a me spiace che ancora una volta i religiosi scendano nella politica o salgano alla politica. Perché molti dicono: la Chiesa non dovrebbe fare politica, ma ha sempre fatto politica. Capito? Questo è il fatto. D'altra parte, da Costantino in poi, la politica ha fatto religione. E la religione conseguentemente ha fatto politica. Nominami papa che ti incorono imperatore, capito? Che ti faccio re. Quindi Costantino, che voleva incoronarsi imperatore, vincendo al legittimo imperatore, che era un imperatore pagano politeista. Costantino non c'entrava niente. Una volta che ha vinto al legittimo
erede al trono, si è fatto incoronare imperatore dalla Chiesa Cattolica. E la Chiesa Cattolica, così, mi sembra che lui fu il primo papa, adesso devo andare a leggerlo. Ma in pratica, primo papa ad onorem è stato Paolo, mi sembra. Però poi Costantino in pratica ha regnato sulla Chiesa e sull'impero. Quindi è stato il primo politico a fare religione. Poi tutti gli altri sono stati religiosi che hanno fatto politica per legittimare il trono del potere secolare, il successore di Paolo, del soglio pontificio, del trono pontificio, ha fatto politica. Allora ditemi voi che pensate di questi crimini del Vaticano, se sono solo delle mancanze morali, dei peccati, oppure se sono dei crimini per i quali meritano la carcere. Io propendo sul fatto che sono dei crimini, non importa chi li commetta, ma sono dei crimini. Voi fatemi sapere, ecco, e condividete questo video per conscientizzare quante più persone possibili. Ciao.